Bergamo nell'ultimo anno ci sono stati 2.000 sfratti. Il comune lascia vuote circa 224 case, mentre Aler 197. E le politiche attuali e quelle delle amministrazioni precedenti non hanno mai dato una reale risposta ai bisogni che la crisi e che le persone vivono sulla propria pelle. Per questo motivo un anno fa abbiamo deciso di riqualificare una tra le tante palazzine che il comune lascia vuote per svendere e specularci e non assegna realmente a chi ne ha bisogno. Togliendo le residenze si nega il diritto all'istruzione, alla sanità, al lavoro, e marginando sempre di più quella fascia di persone che sono i lavoratori, le lavoratrici, i precari, le precarie, i disoccupati, gli studenti, non riconoscendo il diritto di esistere. Contestiamo questo sistema capitalistico che addita le differenze culturali, sessuali e religiose e che lascia spazio a discriminazioni oggi perfettamente rappresentate dalle sentinelle in piedi. Si dichiarano apartitiche, apolitiche. È il momento che alziamo la nostra voce e ci facciamo valere contro l'odio di chi trova il sostegno nei presidenti di regione, dei giornali come Tempi. Noi dobbiamo alzare la nostra voce anche al di sopra delle difficoltà mediatiche per farci considerare e rappresentare. Noi dobbiamo sollevare il nostro diritto, la parola della libertà, e farci sentire con i nostri legislatori e amministratori, che devono decidere una volta per tutte se piegarsi alla piaga dell'arretratezza culturale o se considerare il valore della nostra piena cittadinanza, della cittadinanza di tutti davanti alla Costituzione, che, ricordiamolo, è nata dalla Resistenza ed è antifascista.